Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con 19 anni di ritardo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di nostalgia, perché vi proporrò un esperimento molto particolare. Il TG Poro, ma in versione retro. Commenteremo infatti le notizie del momento, ma di qualche tempo fa, prendendo come punto di riferimento la storica rivista Cube, che nei primi mesi del 2004 si presentava in edicola con una copertina fenomenale. E tenete gli occhi aperti, perché è vero, sono passati tantissimi anni, ma in realtà le cose non sono cambiate più di tanto, e già nel 2004 era possibile ritrovare tanti dei tormentoni che ancora oggi ossessionano il giornalismo videoludico. Ovviamente questo episodio zero è un esperimento e aspetto un vostro feedback nei commenti. Magari potremmo estendere il format anche ad altri periodi storici, includendo riviste di più ampio respiro come Console Mania. Prima di iniziare però vi invito a mettere la retromarcia in modo non violento e a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, andiamo indietro. Partiamo con qualche notizia al volo, perché Nintendo of Europe ha appena ufficializzato tutte le date di uscita della lineup Nintendo per il 2004. Ci sono titoli interessanti, ma anche qualche forte dubbio. Non vi nascondo che sono parecchio in agitazione per due ritorni importantissimi su console Nintendo. A marzo sarà il turno di Final Fantasy Crystal Chronicles e anche del remake del primo Metal Gear Solid, ovvero Twin Snakes. Speriamo vivamente che queste due serie monumentali riescano a pareggiare il gap che c'è tra la libreria PlayStation 2 e GameCube. Ma in fondo, con dei nomi come Square Enix e Silicon Knights, cosa potrebbe andare storto? Ci sono poi Mario Golf e Pokémon Colosseum all'orizzonte tra le esclusive Nintendo, a cui si affianca una lineup GBA mostruosa, dove svettano Metroid Zero Mission, Donkey Kong Country 2 e Boktai, per la gioia dei fan di Hideo Kojima. Oggi siamo abituati a date di uscita che slittano in continuazione anche quando ufficializzate, ma all'epoca non è che le cose andassero tanto meglio, anzi, pensate che molto spesso c'erano dei ritardi assurdi tra un continente e l'altro. Crystal Chronicles arrivò praticamente con un anno di ritardo rispetto al Giappone, mentre per Pikmin 2 si aprì un vero e proprio caso mediatico. A un certo punto noi europei avevamo quasi perso la speranza di vederlo uscire, stessa ansia che ormai ci portiamo avanti da un decennio con Pikmin 4. Che serie sfortunata! Pikmin 2 uscirà alla fine nel 2004, ma in Europa solo ad ottobre, ben 6 mesi dopo la sua pubblicazione giapponese. E poi prendete Animal Crossing. Sì, oggi si tratta della punta di diamante della libreria Switch, ma all'epoca, nel 2004, si avevano forti dubbi anche che sarebbe mai arrivato in Europa. La redazione di Cube era disperata tanto da definire la situazione una telenovela, con Nintendo che stuzzicava i giornalisti a suon di cartoline e la redazione che suggeriva di comprarlo import e di utilizzare un freeloader. Oggi difficilmente leggerete un consiglio del genere, anche perché poi Switch è region free. Comunque, a settembre di quell'anno vedremo finalmente Animal Crossing sbarcare nel vecchio continente con 3 anni di ritardo rispetto al Giappone e con qualche contenuto tagliato rispetto alla versione americana. Ma come si dice, meglio tardi che poro. O forse era meglio poro che mai. Vabbè, avete capito. Senza contare poi l'ansia intorno a Force Wars, che ancora non era conosciuto come Force Wars Adventures. È bellissima questa notizia perché era un'anteprima giusta, ma solo parziale. Il titolo assumeva i connotati di una collection, tanto da aggiungere un plus nel titolo giapponese. Saranno infatti 3 le modalità principali: Hyrule Adventure, Shadow Battle e Tetras Tracker. E la notizia si conclude in maniera positiva. Il gioco potrà essere sperimentato in single player senza necessariamente bisogno della connettività col GBA. Peccato però che quelli di Cube non potevano sapere che avrebbero dovuto aspettare un altro intero anno per mettere le mani su Force World Adventures, che tra l'altro nella versione occidentale verrà privato della terza modalità, che rimarrà un'esclusiva del Giappone. Ma ora diamo un attimo un'occhiata ai dati di vendita. Incredibile ma vero, le classifiche europee vedono in testa Mario Kart. Passano gli anni, ma certe cose proprio non cambiano mai, mentre in Giappone le cose sono radicalmente diverse. Pokémon Rubino e Zaffiro sono il secondo gioco più venduto del 2003, dove però ha spopolato PlayStation 2 con Final Fantasy X-2. Ripeto, il gioco più venduto dell'anno è stato Final Fantasy X-2.
l'inizio della fine. Bene anche per WarioWare al suo debutto su GBA, una serie che intrappolerà per sempre Wario lontano dal mondo dei platform, e invece ci sono numeri deludenti per Crystal Chronicles. La redazione di Cube ipotizza che il risultato sia una conseguenza dell'obbligatorietà dell'utilizzo di GBA per il multiplayer, e questo è quasi sicuro, ma io ci aggiungo anche che si trattava di uno spin-off veramente insipido. Ma questo non fermerà Square e Nintendo da dare il via a una vera e propria sottoserie di spin-off da affiancare alla saga principale. E comunque vi ripeto, se 10-2 è il gioco più venduto dell'anno, beh, magari i giapponesi potevano mostrare un po' più di interesse anche per l'imperfetto Crystal Chronicles. E chiudiamo questa prima parte con una notizia che spezza il cuore con la Q. Panasonic ha interrotto la produzione del Panasonic Q, l'ibrido tra un GameCube e un sistema di home video che permetteva di leggere anche i DVD. La console non arriverà mai in Occidente e qui la redazione di Cube ci aveva visto lungo, ma alla grandissima, così profetizzando. La piattaforma Panasonic diventerà un oggetto di culto per gli appassionati Nintendo. Mai parole furono più azzeccate. Poi c'è questa bellissima colonna degli update, ovvero degli aggiornamenti in tempo reale. Un piccolo spazio pensato per tranquillizzare il pubblico, o almeno questa era l'intenzione. Scordatevi infatti la velocità di informazione che abbiamo oggi con internet. Avere update cruciali una volta al mese era una vera e propria manna dal cielo. Peccato che in questo caso... Tranquilli poracci, Blizzard non abbandonerà il GameCube. Nonostante siano tantissimi gli studi third party che stanno cancellando le versioni GameCube di titoli multipiattaforma come Driver 3 e Terminator 3, state sicuri che StarCraft Ghost non sarà un'esclusiva Xbox, ma anzi verrà pubblicato contemporaneamente su tutte e tre le console senza contenuti esclusivi di piattaforma in piattaforma. Dai, con una premessa del genere sono sicuro che Blizzard riuscirà a rivoluzionare il mondo degli action in terza persona, no? Ah, e a proposito di action in terza persona, tirate pure un sospiro di sollievo. Capcom ha ribadito nuovamente che Resident Evil 4 rimarrà un'esclusiva senza limiti di tempo per GameCube. Pensate che a un certo punto Shinji Mikami giurò che si sarebbe tagliato la testa se il titolo fosse uscito su PlayStation 2, e direi che è il caso di far finta di nulla e di tornare tutti quanti a giocare a Ghostwire Tokyo, ok? Ma se l'angolo degli update non è abbastanza, beh, state tranquilli perché c'era anche la sezione delle voci di corridoio intitolata The Buzz, ovvero quelli che erano un po' gli antesignani dei rumors di oggi. Il pane quotidiano di ogni poraccio appassionato di TG Poro. A quanto pare Zelda tornerà nel 2004 su GameCube e non solo. Ci sarà infatti anche un titolo GBA. Ok, cerchiamo un po' di capire a cosa si stanno riferendo con questo rumor. È facile pensare che il titolo GBA sia Minish Cap, ma un altro Zelda per GameCube in cel shading non si è mai visto. Addirittura la redazione di Cube si aspettava Mario 128 alle 3 di quell'anno. Direi che in questo avevano preso un bel abbaglio, però anche se il platform non si concretizzerà mai, la presentazione Nintendo di quelle tre si concluderà con il primo trailer ufficiale di Twilight Princess, accompagnato da uno dei momenti più epici mai visti alla fiera di Los Angeles, una chiusura semplicemente da brividi. E visto che siamo nell'angolo delle voci di corridoio, è giunto il momento di parlare della nuova console Nintendo. Altro che Switch che si trova a metà del suo ciclo vitale. Il GameCube era dato per spacciato praticamente dopo pochi anni dalla sua commercializzazione. E le voci di corridoio su un suo successore si sprecavano già nel 2004. Infatti oggi sappiamo che Nintendo iniziò a sperimentare con giroscopi e simili già nel 2001, ma all'epoca noi consumatori eravamo all'oscuro di tutto quello che si muoveva dietro le quinte. E se quelle di Iwata non erano certo delle profezie, erano quantomeno degli indizi clamorosi per anticipare dove voleva andare a parare Nintendo con la prossima console. Ve ne ho già parlato in uno short della scorsa settimana. Iwata si scagliava contro i giochi troppo complessi criticando la corsa alla tecnologia e alla potenza bruta, appellandosi alla potenza delle idee semplici di gameplay. Stava praticamente aprendo alla rivoluzione Wii e alla Blue Ocean Strategy, ovvero l'idea di rivolgersi a un pubblico casual con l'intuitività dei motion control. I primi indizi puntavano tutti verso un oggetto misterioso a onde radio, ovvero wireless, proprio come avviene per i telefoni cellulari. Chissà, magari queste indiscrezioni nascevano da qualcuno che in qualche modo era entrato a contatto con le informazioni riservate riguardanti i prototipi dei Wiimote sperimentati su GameCube. La folla era comunque lontana anni luce da quella che sarebbe stata la Wii con il suo Wiimote, ma incredibilmente i rumor avevano predetto la Switch.
Non ci credete? Beh, leggete queste righe. Dobbiamo affidarci alle voci che si diffondono immancabilmente attraverso la rete, con la R maiuscola, la più interessante delle quali rivela un portatile che unirà Game Boy Advance e GameCube in una sola piattaforma. Dal punto di vista hardware, la macchina dovrebbe offrire le stesse caratteristiche di un GameCube munito di Game Boy Player, con tutta la comodità offerta da uno schermo LCD e dal ridotto ingombro di peso e dimensioni. Praticamente abbiamo il concetto di console ibrida così, schiaffato come se nulla fosse nel 2004, e direi che se non fosse per quell'orribile render con tanto di Confidential appiccicato sopra, direi che non ci sono andati poi tanto lontani, è solo che erano leggermente in anticipo, non trovate? E poi c'è anche spazio per una certezza che purtroppo oggi non è più di casa: la nuova console sarebbe stata retrocompatibile, e così accadde. I primi modelli di Wii infatti presentavano l'ingresso per i controller GameCube e anche lo slot per le memory card, e il lettore ottico supportava i mini dischi del cubetto. Così si fa. E poracci, vorrei chiudere questa prima puntata sperimentale del TG Poro Retro con un parallelismo fantastico. Nel 2022 infatti si è tanto parlato delle innovazioni apportate all'interno del mondo Pokémon e del trionfale ritorno di Sonic con Sonic Frontiers, e anche all'inizio del 2004 lo scenario era incredibilmente simile. Si parte infatti dall'anteprima di Pokémon Colosseum, che secondo me si tratta di un titolo un bel po' sottovalutato. Sarà che Genius Sonority era un team sconosciuto al suo esordio assoluto e che Colosseum sembrava una sorta di Pokémon Stadium 3, tanto che gran parte dei modelli erano stati importati dai giochi Nintendo 64. Ma Colosseum era più di un semplice titolo da affiancare alla terza generazione di Pokémon, e con la sua modalità storia o scenario era a modo suo rivoluzionario, eliminando ad esempio gli incontri casuali e riportando la struttura da JRPG degli episodi per Game Boy in un contesto tridimensionale. Magari non siamo allo stesso livello di impatto della comparsa dell'open world su Arceus, ma se Colosseum fosse stato distribuito su una console ben più diffusa, sono sicuro che oggi sarebbe ricordato molto di più. E vogliamo parlare della bellissima recensione di Sonic Heroes? Quello che oggi viene ricordato come un titolo sì interessante ma con qualche difetto di troppo, veniva accolto con estremo entusiasmo dalla redazione di Cube, che addirittura lo definiva il punto più alto raggiunto da Sonic dai tempi dei 16-bit. Nonostante una presentazione grafica tutt'altro che entusiasmante, la nuova meccanica di team da tre personaggi piacque molto al recensore, tanto che il voto finale fu un ottimo 8,5. Un approccio che dimostrava grande fiducia in questo nuovo punto di partenza per i Sonic in 3D e tradiva un certo ottimismo per il futuro della mascotte Sega, delle parole che potremmo prendere pare pare e riportare su Sonic Frontiers. E a tal proposito sono curioso di vedere come la percezione intorno al primo Sonic di natura open cambierà nel corso del tempo, proprio come è accaduto per il primo Sonic nato come esperimento multipiattaforma. Ma poi come si fa a non amare una recensione che finisce con "difficilmente riuscirete a trovare una dose di divertimento maggiore strizzata all'interno di un mini DVD per GameCube, lunga vita a Sega e Nintendo"? E su questa nota nostalgica che segnava l'armistizio definitivo tra Nintendo e Sega, direi di concludere questa puntata zero del TG Poro Retro. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e oggi più che mai vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo nuovo format. A me si è un po' scaldato il cuore nel riscoprire un pezzo della mia adolescenza attraverso le riviste che all'epoca leggevo. E c'è ancora tanto da dire pure su un singolo numero, ne abbiamo vista soltanto una minima parte. Per questo appunto aspetto di sapere la vostra. Non mi resta che darvi appuntamento a un nuovo video che arriverà quando arriverà. E voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro TG Poro, Michele Retro, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Poracci, chiudo con una vera chicca indirizzata a quelli che mi seguono, non lo so, dal 2018, perché vi faccio vedere, c'è l'angolo della posta alla fine di questo numero di Cube e c'è una lettera firmata da Hypercats.
pazzesco, 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 pazzesco.